Bene, oggi continuiamo con quello che abbiamo fatto l'altra volta e vediamo l'ultima struttura per mantenerlo insieme. L'altra volta avevamo visto come mantenere insieme con gli alberi, dove eravamo arrivati da tutto quanto l'Ughenne, ammortizzata però comunque l'Ughenne, e oggi invece vediamo come cercare di migliorare la zona liste e vettori per cercare di ottenere le stesse cose con un altro approccio. Allora, prima cosa, vogliamo insieme memorizzare, che so, quindi 3, 6, 1, 7, 9, 4, e 0, 12. Ok. Allora, cominciamo con usare una cosa che non abbiamo già usato, però è molto banale. Invece di tenerceli con una sorta di array, ce la teniamo con una sorta di lista. Ok? Quindi facciamo la nostra lista. Dovrebbero essere 8 elementi, se ho fatto giusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vogliamo che sia una sorta di lista, quindi 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 12. Ok? Banale dirlo, ma quali sono le complessità se ci teniamo il nostro insieme con una sorta di lista? La ricerca sarà di tempo. La ricerca sarà di No, la tempo ricerca. N, perché cioè, se ti chiedo il 9 devi partire da qua e portare tutti. Quindi ovviamente anche la insert e la delete, sappiamo dobbiamo trovarlo, saranno N. Ok, ma se invece di avere ogni elemento che punta solo al prossimo, avessimo anche degli orizzonti un pochino più estesi che il prossimo elemento. Cosa intendo dire? Se tipo ogni due elementi noi avessimo ogni due elementi noi elevassimo, diciamo, quell'elemento e creassimo una lista con solo questi elementi elevati, ok? In questo modo otterremo due liste. Però adesso, se noi facciamo l'operazione di find e ancora, che ne so, cerchiamo il 7, per dire, abbiamo una nuova strategia che possiamo usare per migliorare leggermente, perché noi partiamo dal livello più elevato e cominciamo a iterarla sul livello più elevato. E fin quando la iteriamo? Finché il prossimo elemento, cioè quando il prossimo elemento è maggiore o uguale all'elemento che stiamo cercando, sappiamo che se l'elemento esiste si deve trovare per forza in quella zona. Quindi quando questa cosa accade, cosa facciamo? Scendiamo di un livello e continuiamo nella lista diciamo, con elevazione più bassa. Sono quindi dalla prima lista l'ordinata, effettivamente ordinata. Secondo questa sorted lista, stiamo parlando sempre di sorted lista, e poi ovviamente se tu elevi gli elementi di indice pari all'interno della lista, anche la lista elevata che ti viene è sempre ordinata. Ok, quindi se prima per trovare il 7 facevamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 operazioni, adesso noi possiamo partire dalla lista più elevata e facciamo 1, 2, 3, andiamo a vedere qua. Questo elemento è maggiore, quindi se il 7 esiste deve essere per forza tra questi due, e quello che facciamo allora è scendere di elevazione, perché tanto sappiamo che questa è una lista normale, quindi se c'è prima o poi la dobbiamo trovare. E allora qua andiamo avanti di 1 e l'abbiamo trovato. Mi fa dare uova. E invece di fare 4, 5, 6 operazioni, le abbiamo fatte 1, 2, 3, 4. E però questa cosa la possiamo portare avanti. Ora, quello che facciamo è che eleviamo gli elementi di indice pari della lista che è già elevata. E così via ricorsivamente.
finché in questo caso la lista elevata, cioè per non elevare ancora di livello, però qua ci sarebbe solamente lo 0 sì. E basta. Beh, e l'algoritmo è ancora lo stesso, se cerchiamo il 7, partiamo dalla lista più elevata, ok? Andiamo avanti se l'elemento in cui andiamo è minore o uguale all'elemento che stiamo cercando, e il 6 è minore o uguale a 7, quindi andiamo avanti, pam, e con un solo colpo qua ne abbiamo saltati un'area. E qua possiamo fare concettualmente che l'elemento dopo a qualunque elemento in fondo è più infinito, per dire, solo come cosa concettuale. Più infinito è minore o uguale a 7? No. Allora cosa facciamo? Scendiamo di un livello. 9 meno uguale a 7? No, allora scendiamo di un livello. E quando, ovviamente quando siamo arrivati all'ultimo livello, là ce la dobbiamo scrivere veramente tutta. Per trovarlo. Però a partire dal punto dove eravamo arrivati. In pratica tu vorresti, è un insieme ordinato, vorresti fare una binary search, non puoi perché è una lista, allora ti crei log n liste smaltite. Esattamente, ti crei log n liste in modo che ogni lista, man mano che vai avanti, abbia la metà degli elementi e quindi puoi skippare molti elementi alla volta quando parti. Ok, domanda, qual è la complessità di ricerca? Log n. Log n, perché? Perché farò l'inizio. Pensala per casi, pensala per casi. Il primo, cioè, sto cercando un elemento. Subito. Sto cercando un elemento. Mi confronto con questo. Cosa può succedere? Che sia lui o che non sia lui. No, che sia minore uguale o che non sia minore sì, uguale. Sì, scusa. Ok. In entrambi i casi cosa succede? Che o vado avanti oppure vado indietro. Sì, però concettualmente cosa succede? Che stiamo scartando metà degli elementi. Cioè, qualunque scelta facciamo, ogni volta che facciamo una scelta stiamo scartando metà degli elementi. E una delle costanti di sto corso è che ogni volta che scartiamo una frazione costante degli elementi, ci mettiamo log n. Perfetto. Questa struttura dati non esiste? Infatti. Ma... perché non esiste? Cioè, sembra tanto costruirsi tutte queste liste, no? No, non è quello il problema, perché la memoria è in log n. Qual è il problema? Perché prima me lo devo scorrere tutto per fare il secondo livello, poi me lo... Ma quello non è un problema, perché anche là ci mette n log n. Mm. Cosa succede se devo fare un inserimento? Ah. Dovrei ricostruire tutto ogni volta. Dovrei ricostruire tutto ogni volta. Questa struttura è troppo bella per esistere. Cerchiamo di renderla più brutta. Cerchiamo di renderla più brutta. Ma è una gioia. Perché purtroppo, cioè, questa cosa funziona stupendamente. E anzi, se avete una lista statica. Esatto, cioè stavo per chiedere, se sappiamo che i dati non cambieranno mai, mai puoi fare però questa cosa. Se so che i dati non cambieranno mai, mi conviene fare altre. Esattamente, fai un vettore. E ci fai una binary search sopra. Certo. Ok. Tengo, cioè non cancello perché sennò devo fare tutto. Certo. Cerchiamo di renderla più brutta. E la cerchiamo di rendere più brutta, però senza levarci il log n. Cioè, rendiamo più brutta di quanto ci serve per consentire l'inserimento e la rimozione, però mantenendoci il log n. Ok. Okay. E cerchiamo di renderla più brutta con la teoria della probabilità. Infatti, questo qua sarà il primo algoritmo che vediamo, che finora abbiamo visto degli ogrammi di log n normali, diciamo, gli ogrammi di log n ammortizzati. Alla fine vedremo che questo qua avrà tempo ogrammi di log n probabilistico, che è un'altra categoria ancora di analisi. A tempo di log n probabilmente. Probabilmente, sì. Che bello. Cioè, nel senso, nel caso medio ci mette log n, sì, sì, senza niente. Ok, in realtà c'è una definizione più formale. Certo, sì, però. Sì. Ok, cosa stavamo facendo prima? Cosa stavamo facendo? Stavamo dicendo che il numero di livelli, chiamiamoli, che aveva un certo numero, a cosa corrispondeva?
No, cioè se io vi chiedessi qual è una funzione che mi descrive, dato l'indice di un coso, quanti livelli di elevazione aveva nel modello che avevamo scritto prima? Logaritmo. Esattamente, cioè ti do 1, mi devi dire quanti ne hai, ti do 5, mi devi dire quanti ne devo fare. Cioè qua quanti ne avevamo? Mi pare 3. Qua nessuno, qua 1, qua nessuno, qua 2, qua nessuno, qua 1 e qua nessuno. Per il singolo, quindi? Per il singolo, sì. Matematicamente cos'altro sai? Conosci tutta la lista? Sai gli indici? E che cosa ti serve? Non era 3. E sai la lunghezza della lista? Cioè, se il primo era 3, allora se 0 era 3, allora 3 non è 1 ma 2. No, questo era 3. Questo non c'era nulla sopra, sopra le 3. Questo qua ne aveva 1, quindi 2 in tutto. Ne aveva 1. Sì, fai finta che quindi è logaritmo base 2 del totale meno. No, mi trovo. No, perché sennò vale per tutti. No. Era che concentriamoci sugli indici, questo è indice 0, questo è indice 1, eccetera. Ok? Era il più grande multiplo, cioè perdono, il più grande potenza di 2 che è il divisore dell'indice. Cioè, tipo, qua non ce n'erano, perché questo qua è indice 1 e 1 non ha nessun divisore con una potenza di 2. Questo aveva indice 2. 2, la più grande potenza di 2 che lo divide è 2, che è 2 alla 1, e l'esponente è il numero di livelli. Questo era 4, quella è la più grande potenza che lo divide, 2 alla 2, e quindi aveva 2 livelli. Questo era 6, quella è la più grande potenza di 2 che lo divide, 2 alla 1, e quindi c'è un livello. 0 è un caso un po' speciale, perché 0 lo divide qualunque cosa, e semplicemente questo è l'unico che puoi mettere a approssimazione per eccesso di logaritmo base 2 della lunghezza. Ok? Benissimo. Il problema è che se noi mettiamo in questo modo le altezze, perché alla fine è solo questo il problema, decidere un numero all'altezza, giusto? Il problema è che se mettiamo le altezze in questo modo, poi se inseriamo un elemento qua dobbiamo cambiare tutte quelle dopo. Ok? Cerchiamo di portare questa cosa in modo probabilistico. Qual è la probabilità che un numero sia multiplo di 2? Se io ti do un numero naturale, un mezzo, qual è la probabilità che un numero sia multiplo di 4? Un quarto? Sì. Cioè, questa cosa vale per qualunque numero, sì. Cioè, per qualunque potenza di 2. Bene. E allora sapete cosa facciamo? Noi ce ne freghiamo dell'indice. Noi ce ne freghiamo dell'indice reale e gli assegniamo un indice a caso. Questo perché deve essere quello di indice 0? Questo è quello di indice RAND 3722. Ora possiamo, come prima, applicare la formula. Semplicemente lui non corrisponde veramente all'indice reale. Per ora, cioè, chi se ne frega. Però questo ci dà un vantaggio, perché a parte tutto il resto, se adesso facciamo un insert, essendo che gli indici non corrispondono più agli indici reali che hanno gli elementi, ma è un indice a caso, se noi inseriamo un elemento, beh, basta che gli diamo un indice a caso e non dobbiamo cambiare tutti gli altri. Facciamolo. Come faccio, senza dover veramente dare l'indice a caso, come faccio a decidere quanto deve essere alto un certo... Come faccio a decidere quanto deve essere alto un certo elemento, quanti livelli deve avere un certo elemento? Basta che prendo una moneta, che abbia 50%, 50% per entrambe le possibilità, e conto quante volte di seguito mi capita testa. E vado avanti all'infinito, potenzialmente. Cioè, la prima volta che becco croce, basta, ho deciso quanto è alto. Perché? Qual è la possibilità che al primo turno abbia testa? Un mezzo. Qual è la probabilità che al secondo turno abbia testa, dato che al primo turno ha avuto testa? Un quarto. Eccetera, eccetera. Sì. Quindi, i lanci di una moneta rappresentano esattamente quello che stavamo cercando di fare prima. I doppioni. Però in modo probabilistico. E non abbiamo neanche più doppioni, perché ora non stiamo neanche più segnando degli indici. Stiamo solo decidendo sono multipli di quale potenza di 2 e la potenza di 2 la decidiamo tramite il lancio di una moneta.
Quindi se io devo, mettiamo che il 50 centesimi è testa e il Marco Aurelio è il... Non sono un umanista. Mi pare, che il, mi pare che sia Marco Aurelio, quello in fondo, dall'altra parte. Sicuramente quelli della registrazione mi diranno che ho sbagliato. Lanciamo questa moneta e vediamo quante volte esce testa di seguito. Testa, quindi uno. Croce. Quindi questo qua abbiamo deciso con un multiplo di 2. E quindi essendo un multiplo di 2 sarà bimbello 2, okay. Perché 1 ce l'hanno tutti. Ok, perché tutti sono multiplo di 1, diciamo. Bene. Ok, ne faccio un altro paio. Testa. Testa. Croce. Quindi questo è un multiplo di 8. Ok, poi per carità succederanno cose. Mettiamo che sia uscito così. Ok? Sempre solo per sempre per semplicità mentale, facciamo che c'è una torre di altezza infinita all'inizio e una torre di altezza infinita alla fine. Questa col valore più infinito e questa col valore più infinito, ma è solo per creazione mentale. Ok, ora una volta decise le altezze, cosa dobbiamo fare? Semplicemente dobbiamo collegare i livelli. Ok, ora ci facciamo un po' di domande. Quanto è ancora buona o quanto è cattiva questa struttura dati cosiddetta? Se sei stato fortunato è ottima, altrimenti meno. Esatto. Però ora cerchiamo di fare solo un'analisi probabilistica. Cioè, esattamente come per il quicksort, ok? Il quicksort ha una complessità probabilistica di n log n. Vuol dire che il valore atteso di quanto ci mette n log n, poi per carità c'è il caso in cui va in n quadro. Però questo impedisce a moltissimi linguaggi di avere quicksort come implementazione? No, perché i casi in cui ti capita che ti va in quadratico sono dell'ordine di 1 fratto n fattoriale. E se ce ne vogliamo fregare tendenzialmente, possiamo farlo con una certa pace di coscienza. Quindi noi non vogliamo qua analizzare il caso peggiore, ma vogliamo analizzare il valore atteso delle cose. Tipo, prima domanda, qual è il valore atteso di numero di nodi che verranno, dove il numero di nodi è, intendo, ogni quadratino. Che valore ci attendiamo? Quanti saranno? Il numero di nodi è in questo caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah no, compresi quelli sotto, ok. 14 in questo caso. Quanto ci attendiamo che sia, facendo questo procedimento probabilistico, qual è il valore atteso di numero di nodi? Se n... Qual è il valore atteso del numero di nodi per ogni nodo? Domanda, qual è il valore atteso? Esatto. Cioè, in teoria fare un mezzo alla... Qual è la serie di un mezzo, tipo? Non c'entra? Allora, c'entra un pochino, in realtà, giustamente... Allora, in realtà hai già scovato uno dei cavilli di questa cosa, che se fai l'analisi per i singoli elementi, ok? Il valore atteso in realtà ti viene, ti verrà tipo un mezzo per 2 più un quarto per 3 più un e non ce ne esce fuori. In realtà, se fai la seguente assunzione, nello specifico, puoi dire che per esempio tu boundi, ok? Tu metti un bound massimo, cioè tiri la moneta, però se dopo 2 volte log n tiri, hai ottenuto tutti quanti teste, ti fermi lo stesso. 2 log n.
due, qualche costante per login, eh? Due login l'ho detto io così, però qualche costante per login. Sarebbe n fratto 2 alla k, una cosa del genere. Però n per ogni nodo, cioè abbiamo un mezzo alla k, k costante per ogni nodo. Se non ho sbagliato, ho detto qualche cavolata, direi n fratto 2 alla k. Esattamente, ma quello là è una serie armonica di ragione minore di 1 e quindi è costante. E quindi il numero di nodi atteso è 1 grande di n. Ok? Quindi, prima cosa, non abbiamo un'esplosione del numero di nodi. Il numero di nodi totali è o grande di n? Sì. Se non ho fatto male i conti, perché adesso non mi ricordo esattamente, potrei... Allora, ti posso dire con certezza che il valore atteso è 1 grande di n log n. Esatto. Se poi si riesce a fare una cosa più stretta, ancora meglio. Però è 1 grande di n log n. N è la grandezza della lista iniziale. N è la grandezza della lista iniziale, sì. Ok. Ora, qua andiamo un po' per fede. Qual è il valore atteso della complessità della ricerca di un elemento? Tu hai n già che inizi. No, potrebbe benissimo, cioè potrebbe benissimo essere log n, eh? Non, un albero può arrivare a log n, mm-hmm, come massimo, come bound. Sì. Però quello è il caso peggiore, noi stiamo facendo il valore atteso. Se non abbiamo sbagliato l'analisi, però potrei aver sbagliato, il caso pessimo è n log n, sì, e il valore atteso è o grande di n. Ok, ora, prossima operazione, questa dobbiamo prendercela un pochino per fede. Quant'è il valore atteso della complessità per cercare un elemento? Log n. È log n. Sì. Però ci dobbiamo andare un pochino a fede, tendenzialmente. Lo possiamo vedere? No, però aspetta. Cioè, se tu adesso dici che è log n il valore atteso per cercarla, sì, allora è come se dicessi... probabilmente i miei alberi arriveranno a altezza log n, cioè il genitore. No, perché il valore atteso è quante torri arriveranno a log n? Ah, vero. 2, cioè una costante tipo 1, 2. Sì, okay. Ok, cioè tu vuoi che ogni livello ci sia, cioè nel primo livello ce ne sia una, nel secondo livello ce ne sia due, eccetera. E in valore atteso è quello che succede, perché noi abbiamo preso gli indici in modo casuale di fatto. E quindi per un n che è infinito tendenzialmente avremmo preso tutti gli indici. E quindi questa cosa succede ancora. E quindi, sempre in valore atteso, possiamo dire che quando facciamo la prima mossa, noi ancora circa scartiamo la metà degli elementi, o comunque una qualche frazione costante. Sempre in valore atteso. Sempre in valore atteso. Ok, quindi la ricerca la possiamo fare in log n atteso. Bene. Adesso che abbiamo risolto il problema che in realtà non avevamo affrontato benissimo, ma che abbiamo risolto il problema di affrontare, come possiamo fare l'inserimento? Perché adesso ci siamo levati il problema che se inseriamo un elemento tipo qua, non dobbiamo ricalcolare gli indici per tutti quanti. Inserisco e inizio a lanciare monete. Allora, intanto... come qualunque altra struttura dati che abbiamo visto, di per queste qua, prima cosa che facciamo quando inseriamo è cercare dove deve andare questo elemento. Quindi prima facciamo una find. Intanto, un attimo che aggiorno la tabellina qua. Questa struttura dati si chiama skip list. E abbiamo detto che la ricerca è log n probabilistico. Ok. Mettiamo che vogliamo inserire l'elemento 5. Quando abbiamo costruito l'arma di prima, abbiamo mantenuto l'ordine o no? Cioè sì, mi sa, a questo punto io pensavo di no. È comunque una lista ordinata. È una lista ordinata, sì. No. Sì, sì, abbiamo detto che partiamo dalle sorted list. Però se l'indice invece lo assegniamo in maniera arbitraria, in che senso è ordinata? Cioè, nel senso, ognuno di questi ha un indice reale e un indice immaginario. L'ordine sugli indici reali, le altezze delle torri, dei livelli, è sugli indici immaginari. Il fatto è che se adesso noi inserissimo il 5 qua, ok,
È vero che gli indici dell'ordine reale sì, cioè si aumentano tutti di uno quelli di là, però questo non influisce più sull'altezza delle torri. Ma comunque lineare. Eh? L'inserimento è comunque lineare a questo punto. Non abbiamo ancora visto come farlo? Non abbiamo ancora visto come farlo. Allora, prima cosa che facciamo quando vogliamo fare un inserimento è cercare dove deve andare l'elemento. Quindi una ricerca. Ah, quindi cosa facciamo? Partiamo da qua, ci chiediamo 1, che è il coso del livello più alto, è minore o uguale a 5? Sì. Sì, quindi scendiamo. Prossimo, 9 minore uguale a 5? No, scendiamo. 4 minore uguale a 5? Sì, andiamo a destra. 9 minore uguale a 5? Scendiamo. Ora sono su quello più basso e sono tra 4 e 6. Ok? E quindi 5 va inserito in questo posto. Quindi sappiamo che 5 va qua. Ora, per andare là c'è permesso OK. Adesso, vogliamo fare la seguente cosa. Vogliamo decidere quanto è alto. Come facciamo? Gli assegniamo un indice immaginario. Quindi facciamo dei tiri di moneta, testa, croce. Questo qua dovrà essere alto 2, dobbiamo fare un altro livello. Ovviamente, se però facciamo alto 2, stiamo rompendo dei link, stiamo rompendo dei collegamenti delle liste di più alto livello. Ma quanti ne stiamo rompendo al massimo? Quanti ne stiamo rompendo al massimo? Log n? Perché abbiamo boundato l'altezza massima. Ok. Al massimo, che se questo fosse alto, sì, 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 tutto il possibile, ne stiamo rompendo al massimo log n. Ma allora possiamo fare la seguente cosa. Quando stiamo facendo la ricerca, noi ci segniamo, ci teniamo in uno stack, tutti i nodi in cui siamo scesi. Perché i soli link che possiamo star rompendo sono quelli dei nodi in cui siamo scesi. Che sono quindi questo, questo, e vabbè, poi quello, l'elemento subito prima nella lista di più basso livello. Perché se ora noi ci teniamo questo stack, ora cosa facciamo? Dobbiamo aggiungere un livello? Beh, possiamo in tempo costante, perché nelle liste possiamo fare questa operazione in tempo costante, inserire un elemento in mezzo alla lista. Come facciamo? Tipo, qua, vabbè, il livello base è banale aggiustarlo. Il livello base è banale aggiustarlo, cioè colleghiamo l'elemento precedente a quello che abbiamo appena inserito e colleghiamo quello a cui andava questo all'elemento che abbiamo appena inserito, e questo è banale. Ora vogliamo aggiungere un livello. Cosa facciamo? Facciamo pop dallo stack dell'ultimo nodo in cui eravamo scesi, che quindi sarà questo. Poi cosa facciamo? Creiamo il nuovo nodo, che sarà il secondo livello di quello che abbiamo appena inserito, e quello che facciamo è colleghiamo il collegamento che aveva il nodo che abbiamo appena fatto proprio dallo stack come uscita del nodo che abbiamo appena creato, quindi facciamo questa operazione tendenzialmente, e colleghiamo il nodo che abbiamo fatto proprio dallo stack al nodo che abbiamo appena inserito. Facciamo questa cosa per tutti i livelli che abbiamo creato, ma al massimo sono log n. Quindi per fare questa operazione di inserimento abbiamo fatto una find che ci ha messo log n. E poi, no, perché non abbiamo fatto, abbiamo fatto log n più log n, non per, abbiamo fatto prima la find e poi abbiamo fatto questa operazione, ma entrambe sono log n e quindi uno grande di log n. Questo non potevo farlo anche nel caso, ah no, nel caso di prima non potevo farlo perché non era arbitrario l'indice. Esattamente, cioè il problema è che nel caso di prima tu avevi che l'altezza della torre, l'altezza dei livelli, dipendeva dall'indice, ok? E quindi quando tu facevi un inserimento, e tipo adesso 5 avrà indice reale, che ne so, 0, 0, 1, 2, 3, 4, ok? Il fatto è che tutti quelli dopo cambiavano quanto dovevano essere alti, e ci mettevi tempo lineare ad aggiustarlo. Invece adesso abbiamo disgregato l'indice reale dall'indice virtuale. Usiamo l'indice reale per mantenere l'ordinamento, perché tanto è implicito e quindi non ci serve veramente mantenerlo. E usiamo l'indice virtuale invece per determinare qual è l'altezza. E in questo modo ci siamo levati quel constraint di dover riaggiornare tutto e possiamo fare l'operazione di inserimento in tempo log n.
Ok? Cosa vogliamo fare? Rimozione. La rimozione funziona in modo analogo. Cosa facciamo? Prima cosa cerchiamo l'elemento che vogliamo eliminare. Esattamente come prima, mettiamo che vogliamo eliminare l'elemento 9. Ok, cosa facciamo? Prima lo cerchiamo e man mano che lo stiamo cercando, ok, ci salviamo i nodi in cui siamo scesi. C'è una piccola cosa da fare in ordine, quando facciamo una delete invece di una insert. Nella insert stiamo cercando l'elemento, nella delete dobbiamo cercare quell'elemento meno epsilon, meno una qualche minuscola costante positiva, perché noi non vogliamo arrivare all'elemento, adesso vediamo perché, ma vogliamo arrivare immediatamente prima. Vuoi next di quello prima? Perché io voglio che poi quando scendo sono quelli collegati all'elemento. Ok, cosa faccio? Cerco 9 meno epsilon, quindi parto, 1 è minore, 9 è minore di 9 meno epsilon, no, e quindi scendo. Questo è minore, questo è minore, 9 non è minore di 9 meno epsilon, quindi scendo, arrivo qua e ho finito, e sono a livello base, ho trovato. Quali sono i tre nodi che ho nello stack? Questo, questo e questo. Sì. Che sono esattamente i nodi, tra l'altro, collegati alla pila del 9. Come faccio ora a rimuovere il 9? Sempre con facendo pop dallo stack, faccio il pop del primo elemento e lo collego all'elemento più basso della pila, cioè è quello che puntava l'elemento più basso della pila. Poi cosa faccio? Faccio ancora pop, quindi ho questo qua, cancello il nodo e assegno all'elemento di cui avevo fatto pop il puntatore all'elemento che aveva quel nodo nella pila. Ancora, faccio pop, ottengo questo, cancello e lo collego all'elemento che era collegato al 9. Quanto ci ho messo in panno delete? Ci ho messo una search, quindi login, e poi ci ho messo questa operazione, che però sono tutte costanti, al massimo ne faccio login, perché al massimo l'altezza della pila è login, e quindi ancora login. Bene, questo è come si possono trasformare le liste ordinate per ammettere tutte operazioni in login probabilistico. Ok, vediamo. Ok, questo è l'argomento dell'altra volta. Adesso vediamo il secondo argomento e ultimo di oggi, che passiamo a tutt'altra roba. Tengo il quadretto giusto per lasciarlo ancora un po' là. Ci mancano gli array, no? No, in realtà, allora, abbiamo finito con... cioè, queste erano tutte le strutture di dati che volevo far vedere per mantenere gli insiemi. E, cioè, ne abbiamo ben due che abbiamo visto che ci mettono tempo login. E, cioè, siamo arrivati al meglio che potevamo. In realtà ci sono alcune che... tipo hanno l'inserimento uno grande di uno e l'altro due in login, tipo gli splay tree, però non sono sensibilmente meglio di queste, cioè perché comunque almeno un'operazione è sempre in login e quindi tanto vale. Quando è che preferisco un algebra bilanciato rispetto a questa lista qua? Allora dipende molto da in che contesto ti trovi, che applicazione devi fare, perché come ho detto l'altra volta, tanto questi qua sono entrambi dei login non falsi, però non stretti, diciamo, perché questo è ammortizzato e questo è probabilistico. Ora, se nell'applicazione hard real time non useresti nessuno dei due, ok? In un'applicazione che fa una singola run sui dati per ottenere un risultato, tende e che non ha particolari constraint di tempo stretti, tendenzialmente usare una qualunque delle due. Se hai dei constraint di tempo un po' stretti, sai che questo è veramente lo che viene ammortizzato, cioè questo è il caso pessimo, ammortizzato ma è il caso pessimo. Questo invece è probabilistico, cioè questo è se non ti va di sfiga, se non ti va molto di sfiga, hai questo tempo.
pensando, cioè un algoritmo probabilistico, però per la legge dei grandi numeri non è un mezzo ammortizzato per la fine, no? Beh, in realtà più n è grande e più i casi pessimi sono piccoli, cioè sono meno. Cioè più per n che va infinito il valore atteso è il valore stesso. Esattamente, per n che va infinito ci mette veramente lo che è questa struttura. Più hai dati e più puoi permetterti di usarla. E non è anche l'altro, non è anche il caso ammortizzato che va un po' così? Ni, perché il caso ammortizzato ti garantisce che se hai n dati, ok, se tu fai n insert, ok, se tu fai esattamente n insert con n fissato, ok, ci mette n log n, quello ammortizzato, ci mette veramente n log n, sicuro, garantito. Se fai n insert con una skip list, con n fissato, non è detto che ci metta veramente n log n, ci potrebbe mettere di più. È molto poco probabile, ma invece questo qua, cioè l'ammortizzato ha delle garanzie più forti rispetto al probabilistico. Ok, facciamo l'ultimo argomento di oggi, che è tutt'altro proprio, come mantenere degli alberi in modo da poterci fare delle query sopra. Delle query sopra, nello specifico. Abbiamo un albero praticamente, è come sono implementati i database? Queste sono delle query particolari. Di solito i database sono implementati con alberi binari apposta, cioè con degli alberi binari proprio per usare quelle strutture là. Queste invece vedremo che sono delle query un po' più specifiche, però magari riesci a inventarti un database a cui funziona bene la tecnica che ti sto per dire. Noi vogliamo rappresentare questo albero in un vettore in modo che ogni sottoalbero sia contiguo in memoria. Ok? Noi vogliamo metterlo in un vettore in modo che se io mi chiedo una cosa su tutto questo sottoalbero, tutta la porzione che rappresenta questo sottoalbero sia contigua in memoria. Perché lo faccio? Perché in questo modo, con le strutture che abbiamo già visto, tipo i range tree, se voglio fare delle domande su dei sottoalberi posso farle velocemente perché sono contigue in memoria. Tipo, se associassi a ognuno di questi nodi un valore, ok, ognuno di questi nodi ha un qualche valore n più, in n più, un qualche valore intero positivo, e vi faccio delle query del tipo cambia il valore di questo nodo. Quindi ti do un nodo e ti dico questo ora vale tot. E altra query, dato un nodo, dimmi la somma di tutti gli elementi del sottoalbero. Ok? Come facciamo una roba del genere? Questo qua è un problema che si presta tantissimo ai range tree. Però i range tree non lavorano su alberi, lavorano su vettori. Quindi vogliamo in qualche modo vettorizzare, vogliamo rendere vettore questo albero, in modo che ogni sottoalbero sia contiguo in memoria, in modo che poi ci possiamo fare un range tree sopra. Come facciamo? In realtà è abbastanza semplice. Per quell'albero lì non ha nessun tipo di struttura al momento. È un albero. Solo un albero. È radicato. È un albero radicato. Cioè, c'ha una radice. Come facciamo? In realtà è molto semplice. Mettiamo degli indici. Ok, facciamo una normale DFS, una normale vista per profondità, e ci teniamo un vettore inizialmente vuoto, anzi no, facciamo due, ci teniamo due vettori inizialmente vuoti. Cosa facciamo? Facciamo una vista per profondità e ogni volta che incontriamo un nodo, quello che facciamo è inserire l'indice di quel nodo all'interno del primo vettore. Quindi visto 0 ci metto un 0, poi scendo, visto 1 e metto 1, scendo, visto 3 e metto 3. Quindi quando faccio l'apertura di quel nodo, quando per la prima volta entro, quando faccio l'apertura, scrivo il nodo del primo vettore.
Quando invece faccio la chiusura del nodo, mi segno nella cella corrispondente dove avevo messo l'indice di quel nodo quanti elementi ci sono in quel sottoalbero. E questa cosa me la posso tenere tranquillamente mentre sto facendo la visita, perché basta che lo restituisco a mio padre quando ritorno dalla visita quanti elementi c'erano, col caso base che ci sono una foglia nel sottoalbero di un elemento. Quindi ora devo chiudere questo nodo, cioè devo tornare indietro. Prima di chiudere un nodo, quello che faccio è scrivere quanti elementi ci sono nel suo sottoalbero, nella cella corrispondente a dove ho messo l'indice. Quindi questo sottoalbero quanti elementi ha? Uno, solo lui. Quindi sotto il 3 ci scrivo 1. Bene, torno su. Devo, non posso fare ancora la chiusura perché ho ancora dei figli da visitare. Lo visito, lo chiudo. Ok, ora devo chiudere anche lui. Lui quanti nodi ha sotto albero? 3. Quindi sotto di lui scrivo 3. Vado sopra, mi segno un 3 qua, così poi lo sappiamo per l'altro. Vado giù, segno un 2. Segno 5, 5 lo chiudo e ce n'è solo uno, segno 6, segno 8, 8 lo chiudo, 6 lo chiudo, 6 l'ho chiuso con 2 perché il suo quadro con 2 nodi, vado in 7, 7 lo chiudo, ok, ora chiudo 2 e 2 ha 4. No, non è vero, pardon. 5. Ok. E poi chiudo 0 e 0 ha 9, se non sbaglio. 5. Ok, alla fine di questa visita ho questi due vettori. Cosa mi rappresentano? Questo è il vettore di dove mappo nel vettore, cioè questo qua è un vettore con degli indici che mi servono per mappare ogni nodo all'interno del vettore che poi uso per il range tree. Ok? Notate che, tipo prendo un sottoalbero, 3, 1, 4, notate che 1, 3, 4 sono contigui. Non magari in qualche ordine, non è detto che sia quello di visita, però tutti quanti sottoalberi, fissato un qualche sottoalbero, è contiguo all'interno di questo vettore. È un modo per generalizzare la rappresentazione che hai per tutti gli alberi enari, dove n è fisso, ai casi in cui n è fisso. Esattamente. Ok, ci serve un'altra cosa però, se io ti do un nodo, io voglio sapere anche qual è questa zona del vettore, esattamente dove si trova questo sottoalbero. Per questo usiamo il secondo vettore. Semplicemente, se ti dico 2 e devi fare un'operazione su tutto sotto albero di 2, tu sai che il vettore corrispondente è quello che parte da dove si trova 2 e parte da qua e prende 5 elementi, dove 5 è questo. In questo modo abbiamo fatto quella che si chiama la linearizzazione di un albero, in modo che adesso ci possiamo fare operazioni con range tree. Questa è una cosa molto utile, in realtà poi nelle prossime volte farò probabilmente una o due lezioni di solo problemi, vedremo un po' di problemi, e ricordatevi che questa qua è una tecnica molto utile in molti problemi, perché ci permette di rappresentare appunto questi sottoalberi come fossero vettori, e non solo i range tree in realtà, possiamo usare anche magari con i radix buckets, possiamo farci di tutto, perché gli alberi a volte sono un po' brutti da gestire se non gli diamo una qualche struttura che ci metta in modo da gestirli come vettori, perché molte di queste cose, anzi tutte di queste cose, meno male agiscono su vettori. Ok, e tendenzialmente questi erano i due argomenti che volevo fare oggi, e se non ci sono domande su queste cose direi che abbiamo finito.